abbiamo un giovanissimo imprenditore, quanti anni hai? 32. 32, che continua l'attività del padre, che è un'attività storica, esatto. In questo quartiere. Ecco, che cosa si aspettano i giovani dalla politica? Cioè, scusate, innanzitutto, la prima domanda, la vostra è una posizione politica? Lei ha qualche tessera di partito? No, assolutamente no. È una posizione di buonsenso e più che altro anche di speranza per il futuro, per cercare di costruire un futuro anche per il commercio, per noi che ci siamo buttati nel commercio, che sia roseo e che cerchi di portare avanti delle finalità che siano promettenti per tutti, più che altro. Lei che cosa vorrebbe per il quartiere, per migliorare insomma l'appeal del quartiere sotto il profilo commerciale, ma anche per la vivibilità? Io diciamo che siccome ormai ho 32 anni, ma ho cominciato 12 anni fa, diciamo, questo percorso, vorrei trovarmi nelle condizioni di poter costruire e non distruggere, non vedere distrutto un qualcosa, perché quando si pensa al futuro anche delle famiglie, al futuro delle convivenze tra quello che è il tessuto commerciale e le scelte anche politiche, si spera sempre proprio nel tanto fantomatico buon senso, qualcosa che per me è fondamentale anche per poter vedere un futuro della mia azienda, ma di tutte le aziende, in un ambito cittadino, perché io amo la mia città, voglio costruire nella mia città un futuro per me, per la mia famiglia, per tutto il tessuto commerciale, ma devono esserci le condizioni, perché se vanno a mancare le condizioni, purtroppo va a mancare tutto, quindi è fondamentale garantirlo. Quanto forse dovrei chiederlo a tuo padre, quanto la grande distribuzione ha cambiato il quartiere? Qua ci sono due medie strutture, non è un posto dove possa trovare collocazione un ipermercato, ovviamente, ma rispetto a prima cosa è cambiato? Rispetto a prima, ti dico anche solamente che nell'arco di 10 anni sono cambiate molto le dinamiche, gli sforzi anche per poter mantenere anche delle attività storiche in piedi sono quadruplicati, e tanto per sfatare il mito del commerciante che accumula sempre di più e si arricchisce, purtroppo no, la tendenza è completamente opposta. Quindi io, ma come penso quasi tutti i commercianti, specialmente anche della mia leva, non vogliamo mugugnare come al solito per cercare di gettare benzina su un fuoco per polemiche sterili. Vogliamo semplicemente continuare a vivere, magari ritrovarci qua tra altri 10 anni contenti di aver assistito a delle scelte politiche a favore del tessuto commerciale, del tessuto urbano in generale, e non di aver assistito a scelte distruttive. Quindi non è una polemica contro. Insomma, gli amministratori, ma è una proposta, un appello? È un appello, una proposta, una richiesta di aiuto concreto e sincero, proprio profondo. Tutto qui.